Io ho passato la metà della mia vita fino avevo 22-23 anni in Egitto e poi sono andato in Italia. Allora ce l'ho questo misto di cultura perché mi sono trovato bene a Roma come se fosse a casa perché pensavo sempre che l'Egitto ha poche della cultura araba e l'Italia ha poco della cultura europea. Ce l'abbiamo una cosa in comune che è la cultura del Mediterraneo che ci unisce di più. Sì, all'inizio non era facile proprio lavorare nel cinema italiano se non parlavo la lingua, parlavo l'inglese e tu sai meglio di me quante persone in Italia parlano l'inglese. Se io ho questa cultura europea, italiana, mediterraneo, senza la propria origine e cultura, secondo me mi mancava qualcosa. Anche il contrario, vivi nella propria cultura senza essere un po' fuori, un po' aperto per vederla bene, per conoscerti bene, ti manca sempre una parte importante di vedere l'altro punto di vista, di vedere l'altro punto di vista. Quel misto mi ha aiutato, mi ha dato una confusione, mi ha dato una ricchezza. Mi ha abbandonato e poi mi ha trovato un conflitto totale con l'età. Mi sono stimato di più, mi sono trovato che cosa ho, ma non mi importa da dove, però quello che fanno parte del mio carattere, della mia cultura. Non lo so, ma quanto è necessario questo significato dell'identità. Ma non è importante pensare bene che identità ho, l'importante è in che cosa uso questa identità. Il posto non mi cambia, quello che ce l'ho sempre. Se sento solo qui, sento solo lì, non mi manca qualcosa, però sempre c'è una ricerca di qualcosa che non mi trovo. Non lo trovo mai. Se sto qua in Italia, cerco di qualcosa, se sto lì in Egitto, cerco di qualcos'altro. Ho una ricerca infinita. La cultura italiana che mi ha influenzato molto, io secondo me posso essere un buon testimonio per il cambiamento della cultura italiana dagli anni 90 fino ad oggi. Avere radice, avere storia, avere una lunga civiltà. Aiuta, però se diventi sempre legata con questo, parli del tempo del passato, non parli mai del presente, non usi il presente, è un grande errore, perché noi viviamo nel presente e pensiamo nel futuro. Ma secondo me, quando la società va verso il fallimento, usa sempre il passato, usa il risparmio.